Ciao ragazzi, benvenuti ancora nella palestra Onyx per questo video in diretta. È il primo video dell'anno che mandiamo con un allenamento e vogliamo fare un circuito particolare. Vi premetto che sarà molto duro. Il circuito si chiama 20-21, in onore dell'anno nuovo. Perché si chiama così? Perché avremo 20 serie da fare, divise in 5 circuiti di allenamento, quindi 5 round, e ogni round sarà composto da 4 esercizi. Utilizzeremo sempre la nostra attrezzatura di base, nel senso che utilizzeremo elastico, quindi non avremo pesi e bilancieri, ma vi spiegherò poi come realizzarlo anche con pesi e bilancieri. Quindi nella parte finale analizzeremo come al solito le alternative al circuito che facciamo senza attrezzatura. Allora, perché si chiama 20-21? 20 l'abbiamo capito. Sono 20 serie da fare. 21 perché ogni esercizio sarà composto di 21 ripetizioni, ma queste ripetizioni da 21 non saranno particolari. Infatti introdurremo in questo circuito uno dei meccanismi di allenamento di intensità che viene proprio dal bodybuilding, che specie negli anni 90 era molto in voga. Diciamo che in voga anche adesso, soprattutto per quelli che se ne hanno più tempo, però diciamo in quegli anni era proposto tantissimo dalla rivista, diciamo la seconda parte degli anni 90, anni 90, primi anni 2000. E cosa consiste questo meccanismo di intensità? Il meccanismo dei 20 colpi. Questi 20 colpi vengono realizzati per ogni ripetizione, ma per ogni serie, scusate, queste 21 ripetizioni, ma in realtà in maniera particolare, ovvero viene diviso in tre parti l'esercizio da 7 ripetizioni. Le prime 7 ripetizioni riguarderanno un movimento parziale, quindi una parte parziale del movimento completo, le seconde 7 la seconda parte del movimento parziale, mentre le ultime 7 saranno il movimento completo. Facciamo un piccolo esempio dei movimenti in cui è stato utilizzato maggiormente, ovvero il carichi ricicli. Immaginate che io abbia qua un bilanciere invece che un elastico. In pratica, per fare correttamente l'esercizio del 21, devo fare 7 colpi di movimento parziale, in questo caso sto facendo un parziale basso, 7 colpi di movimento parziale alto, quindi vado a dividere le ripetizioni, la serie, scusate, in due ripetizioni, due movimenti parziali, mentre gli ultimi 7 farò il movimento completo. Questo va correttamente, però il concetto era questo, farvi capire che il movimento completo dell'esercizio lo andiamo a dividere primariamente in due parti, la parte più semplice e la parte più difficile, con uno composto da 7 colpi, per poi fare l'esercizio completo con ulteriori 7 colpi. Questo movimento era molto in voga e molto apprezzato perché, oltre ad essere tosto, produce un certo effetto pompato, soprattutto sulle braccia e per un numero di ripetizioni alte, e quindi viene molto utilizzato. Inoltre, era sponsorizzato tantissimo da queste riviste, insomma, questi allenatori del tempo, per cui è diventato molto in voga nelle palestre. Noi lo andremo a utilizzare in tutti gli esercizi. Considerate che questo meccanismo del 21 non è altro che un meccanismo di intensità, che significa che va a modificare una serie normale aggiungendo delle difficoltà nel movimento che la rendono appunto più complicata. Ce ne sono tanti altri meccanismi. Da qualcuno abbiamo visto nei nostri allenamenti passati, questo è uno dei tanti. Diciamo che possiamo dire che questo meccanismo è un qualcosa che aggiunge all'allenamento un pizzico di variazione, diciamo, che lo rende un pochettino più interessante, ma non è un lavoro. Infatti viene fatto spessissimo in palestra, lo vedo ancora adesso, ma
non ho visto grossi risultati perché era un ambiente di match, è semplicemente qualcosa per variare l'allenamento e introdurre un pochettino appunto di intensità. Diciamo che si può fare anche in altri esercizi, come si possono utilizzare ad esempio le ripetizioni parziali nei movimenti. Noi lo utilizzeremo in 4 esercizi. Allora, abbiamo deciso di utilizzare in questo circuito i muscoli un po' più evidenti, nel senso che piacciono un po' di più, soprattutto ai ragazzi per quanto riguarda l'allenamento, ovvero nella parte sopra, bicipiti, tricipiti, pettorali e dorsali. Li alleveremo in maniera contrapposta, ovvero utilizzeremo un pochettino di spinta trazione, per cui il primo esercizio, bicipiti carico, bicipiti con l'elastico, sarà seguito da le movimento completo, le flessioni con a terra, ok? Terzo esercizio faremo il remato al busto flesso e quarto esercizio tricipiti con elastico dietro la testa. Quindi utilizzeremo, è vero che sia le flessioni che il rematore sono esercizi molto particolari, più complessi, però diciamo che i bicipiti, tricipiti, pettorali, dorsali sono un pochettino alternati i nostri movimenti. Quindi la linea generale è cercare di utilizzare i muscoli antagonisti in maniera opposta, per cui quando uno si contrae l'altro si allunga. Questa è la linea generale. In realtà poi nel circuito tutte queste meccanismi vanno un pochettino a incrociarsi con quella che è fatica, il tempo di recupero, quindi l'esecuzione spesso non è precisissima. Diciamo che questo meccanismo è molto difficile, per cui è consigliato ad atleti oppure a persone che si allenano da un po' di tempo, che non hanno problemi a fare altre ripetizioni e abbastanza, diciamo, con un certo fiato per poter riuscire a portare a termine il circuito. Per quanto riguarda il tempo di recupero, inizialmente direi di fare 90 secondi, però in serie io ho là sopra l'orologio, guarderò là sopra, e se siete particolarmente allenati potete scendere tranquillamente a un minuto. Gli esercizi più difficili in questo circuito, oltre alle pressioni ovviamente, sono i tricipiti alla testa. Stranamente sono questi, però avendo a che fare con un elastico, la vostra altezza, quindi quando lo tendete, è un elemento molto importante per quanto riguarda la resistenza per l'elastico. Per questa ragione noi lo faremo in ginocchio per cercare di non tenderlo troppo e contribuire a rendere le ripetizioni pessime. Diciamo inoltre che l'arco di movimento dei tricipiti alla testa come esercizio non è amplissimo, per cui riuscire a dividere il movimento in due parti potrebbe non essere semplicissimo. Il consiglio è, oltre di provarlo un pochettino prima, anche di fare magari gli esercizi allo specchio, così almeno riuscite a vedere un pochettino quali sono esattamente le due metà del movimento. Io non ho specchio, cercherò di andare più o meno ad occhio e di farli il meglio possibile. L'altro esercizio che è difficile, dicevo, sono le flessioni, chiaramente, perché dopo un po' i muscoli saranno particolarmente stanchi nel fare comunque 21 ripetizioni. Ritorniamo un attimo al movimento del 21. Allora, questo movimento, come dicevo, le prime due serie da 7, continuo a dire serie, ma sono le prime due serie di ripetizioni da 7, vanno a dividere i movimenti in due parti. Una parte sarà la più semplice, nel caso del carico bilanciere, la parte bassa, quindi questa qua sarà la più semplice, ok? La seconda parte sarà quella più difficile, mentre la terza sarà completa. Per questo circuito adesso un attimino di non c'è una regola generale, però adesso di invertire le parti, per cui fare prima la parte più complessa, ok, questa, nel nostro esercizio, poi la parte più semplice e poi la parte completa, per cercare di affrontare prima la parte più difficile di ogni movimento. Nel carico di bicipite abbiamo visto qual è, nelle flessioni la parte più difficile
difficile è la parte bassa, ok? La parte più semplice è quella in alto, la parte completa per prendere da solo. Per la parte più difficile delle flessioni, che è un esercizio, come dicevo, molto complesso, possiamo cercare di fare un po' di pumping, nel senso di sfruttare un pochettino la biomeccanica del corpo, andare a accelerare le ripetizioni non espirando ogni volta. Ovviamente anche questo è un consiglio che vale soprattutto per le persone che l'hanno già fatto, perché avanzate non hanno nessun problema a livello cardiocircolatorio, altrimenti, o di pressione, altrimenti evitate, perché può essere pericoloso. Poi abbiamo il rematore, dicevo, il rematore, la parte più difficile è quella vicino al corpo, quindi se siamo in un corpusto fesso, immaginiamo il solito bilanciere, la parte più difficile è questa, la parte più semplice è quella inferiore e non è completo, lo sapete. Nel rematore, piccolo consiglio, quando si è stanchi accade quasi sempre di alzare le gambe, quindi non stare in questo flesso con le gambe piegate, scaricando il peso, ma cercare di stare un po' più dritti. Questo può portare nel dividere il movimento a qualche fastidio alla schiena, soprattutto nella parte alta del movimento, quella più complessa. Fate attenzione e utilizzate un peso adeguato alle vostre capacità. Per quanto riguarda i tricipiti, la parte più difficile è quella dove l'elastico si tende maggiormente, quindi quella più in alto, in realtà nel bilanciere, quella più semplice, quella più in basso, mentre completa arriviamo fino in alto. Prima di partire facciamo un altro piccolo ragionamento su quello che è la differenza nell'esecuzione del circuito tra chi utilizzerà l'elastico come me e chi utilizza invece i bilancieri classici o i manubri. L'elastico è progressivo, nel senso che produce una resistenza che varia a seconda della tensione che produciamo. Mi spiego subito. Se faccio il carico del bilanciere in questo modo, nella parte più semplice del movimento, questa, la resistenza che l'elastico applicherà sui miei muscoli è inferiore a quella che poi verrà applicata da sopra. Non è solo una questione di fatica o di difficoltà di movimento, è una questione di esercizio elastico: più viene teso, più produce resistenza. Con il bilanciere invece il peso sarà sempre quello, quindi se usiamo un peso con 5 kg per lato, saranno sempre quelli kg che solleveremo. La realtà poi ci porterà, essendo un movimento più difficile dalla parte in alto, e fermando un blocco al centro del movimento, a fare più fatica dalla parte alta. Però con l'elastico avremo questo genere di effetto, per cui per riproporre esattamente l'effetto dell'elastico, se avete un bilanciere, dovreste utilizzare delle catene laterali che toccano terra nella parte inferiore del movimento, abbassando il peso supplementare delle catene. Per cui, per farci un esempio, se avessimo un bilanciere vuoto, due catene lunghe, quando queste catene scendono e toccano per terra, abbassano il peso complessivo che viene sollevato. Invece, quando andiamo in alto e si sollevano da terra, il peso è effettivamente quello che abbiamo caricato, ovvero bilanciere più catene. Questo è proprio un attimino di spiegazione su quello che può essere la differenza tra quello che andrò a fare io e quello che farete voi. Consiglio di utilizzare pesi bassi. È vero che se avete a disposizione solo un bilanciere, cioè il movimento che fate con precipiti, bicipiti e rematore, è difficilmente utilizzabile con lo stesso bilanciere, perché con lo stesso peso, perché caricato, perché i muscoli hanno una dimensione, una forza diversa, una capacità di contrazione diversa, proprio anche come volume muscolare, per cui difficilmente una persona utilizzerà il peso per fare un rematore, il peso che usa per fare il CIP. Noi utilizzeremo elastico, avremo anche noi questo genere di, diciamo, situazione. Cambierò io un pochettino la posizione dei piedi per cercare, le gambe, per cercare di adeguare
la resistenza prodotta dall'elastico alle varie forze che i muscoli possono sviluppare, i muscoli coinvolti possono sviluppare. Se avete a disposizione più attrezzatura per un circuito, magari potete fare, faccio un esempio, i bicipiti con due manubri, il rematore con il bilanciere e utilizzare un manubrio per fare il precipito a testa. Più o meno dovrebbe andare come concetto, soprattutto perché i precipiti, che pur sono muscoli che riescono a produrre forza, diventano molto stanchi dopo le flessioni. Le flessioni fatte con questo metodo 21 vanno veramente a produrre molta fatica sui muscoli tricipiti pettorali. Pettorali non li utilizziamo più direttamente, i tricipiti sì. Quindi i tricipiti saranno molto affaticati durante questo circuito. Bene, diciamo che mi sembra che avete tutto. Facciamo un giro di riscaldamento per riscaldarci, così vediamo anche i movimenti e poi che niente, parliamo del circuito 21. Allora, facciamo per il primo esercizio i bicipiti con l'elastico. Facciamo 20 colpi, giusto per abituarci già allo sforzo che andremo poi a fare. Riscaldamento brevissimo, e
effettuato, mi raccomando, se avete a disposizione più tempo, fate questa analisi più lunga. Specie se lavorate a basse temperature esterne, magari un garage aperto, così. Anche in questo caso fa freddo qua, infatti sono freddo con la felpa. Adesso vado a toglierla e ne approfitto per prendere il timer, perché preferisco un timer sonoro che non ho già di fronte, che voi lo vedete. Per cui un minuto neanche e torno su.
Pastorani.
stato piuttosto duro, devo dire, decisamente, soprattutto la parte delle flessioni. Infatti mi sono svolto che non sono venuto benissimo. Però diciamo che l'importante era completarlo con le soluzioni abbastanza buone e sentire comunque, oltre al praticamente che niente, un deciso pompaggio muscolare sulle braccia, sul petto e anche sul gran dorsale. Va bene ragazzi, mi riprendo un attimo, porto con me la felpa e acqua e facciamo qualche considerazione più lucida di acqua. A tra poco. Mio Dio, ma è stupefacente! Tu hai un talento che è una cosa strabiliante! Aspetta un secondo. Qui c'è qualcosa che non quadra. Tu stavi solo facendo finta di suonare. Tu sei un impostore! Ehi, gente, qui abbiamo un impostore grande come una casa! Eccoci dunque, ragazzi. Ho suonato la palestra per fare altre considerazioni sul circuito. Come avete visto, non ho parlato del circuito, quasi nulla, per cercare di recuperare il più possibile fiato, perché mi sono reso conto subito che era un circuito molto tosto. E come dicevo, l'esercizio più tosto sicuramente le pressioni, un po' perché sono pesanti, quindi diventa un po' più duro, un po' perché lo sono in generale come movimento, e infatti qualche ripetizione, più di qualche ripetizione, non è stata eseguita in maniera perfetta, diciamo, anzi, lo sapevo che era il punto più critico del circuito, insieme al ricevimento della testa, appunto perché erano poco dopo le pressioni e inoltre perché è un esercizio comunque piuttosto complicato in generale, sia con l'elastico sia con i bilancieri classici. Avrei preferito fare un French press da sdraiato o al limite una panca stretta, ma volendo fare circuito con l'attrezzatura basica, quindi la nostra banda elastica, era praticamente quasi una scelta obbligata. Nel caso avessi avuto un altro elastico, potevo fare gli esercizi di tricipiti col blocco in alto, abbiamo visto anche con l'allenamento di tricipiti con l'elastico, e sarebbe stato decisamente più semplice con il movimento, però volevo farlo con un solo elastico tutto l'allenamento, per cui mi sono dovuto adeguare. Come dicevo, anche prima di fare il circuito, usando un solo elastico, bisogna attuare delle variazioni con il corpo per far sì che i muscoli ricevano uno sforzo adeguato alle proprie potenzialità, quindi alla propria forza che possono esprimere. Si dovrebbe fare un discorso anche sulle fibre muscolari, quindi fibre di tipo 1, tipo 2, lo lasciamo perdere per non dilungarci troppo. Diciamo che chiaramente il peso con cui si deve fare un rematore deve essere più pesante di quello con cui si fa il bicipite, come abbiamo detto anche prima. Infatti il bicipite era l'unico esercizio che non mi ha dato particolarmente fastidio come fatica, nonostante non siano decisamente il mio muscolo più forte, soprattutto dopo il problema che ho avuto. D'altro canto i tricipiti lo sono decisamente di più, eppure hanno sofferto in maniera pazzesca, sia per le flessioni sia per il French press verticale, quindi il tricipite della testa. Dicevo, bisogna attuare delle piccole modifiche. Io non ho segnato per terra la distanza dei piedi da tenere, per non confondere in realtà, visto che sono diverse da tenere. Faccio un esempio più chiaro. Data l'altezza mia o vostra, l'altezza normale, se devo fare un rematore con l'elastico, probabilmente i piedi dovranno stare un pelo più stretti rispetto ai bicipiti con l'elastico. È vero anche che
nel rematore elastico era doppio e nei bicipiti era singolo, quindi nel rematore era tutto elastico sotto i piedi, io partivo solo due lembi, nei bicipiti impugnavo elastico all'interno. Bisogna fare delle piccole variazioni, nel senso vedere a seconda della nostra capacità muscolare e della nostra altezza, delle leve che abbiamo, qual è la distanza dei piedi più corretta da tenere. Se avete fatto l'allenamento classico con gli elastici, guardando quelli che sono i nostri video passati, avete già un piccolo riferimento. Da quel riferimento, quindi larghezza dei piedi per i bicipiti, faccio questo esempio che è più semplice, dovete allentare un pochettino la resistenza che andrà applicata, per cui stringere un pochettino i piedi. In questo modo riuscirete a completare il circuito, senza sofferire troppo ovviamente. Poi, per quanto riguarda il tempo di recupero, 1 minuto e 30 era giusto per me, nel senso che se siete più allenati, più fiato, o più leggeri, o tutti e due, probabilmente, anche più di volte a lavorare con i circuiti, probabilmente potete abbassare questo tempo. Diciamo che vi consiglio la prima volta di fare comunque il circuito con questo tempo, perché nei primi round sembra effettivamente un recupero abbastanza alto da tenere. La realtà è che poi, verso la fine, comunque la fatica si fa sentire e magari vorreste fare qualche secondo più di recupero. Se invece provando 1 minuto e 30 con tutte le accortezze del caso, magari pressioni in ginocchio, tutto quanto, ancora fate fatica, non è un problema, ragazzi, aumentate a 2 minuti, anche 2 minuti e mezzo. Stiamo lavorando al circuito, è già un tuo allenamento complicato. La prima volta però che si fa il circuito, come detto, bisogna testare le proprie capacità atletiche. Bisogna vedere quanto si riesce ad arrivare vicini alla soglia del limite con un allenamento corretto, senza avere ripercussioni sia a livello, diciamo, cardiocircolatorio, sia a livello muscolare, e poi eventualmente rifare i circuiti in maniera più difficile. Quali sono le complicazioni? Semplicemente vedete che il vostro cuore non recupera, quindi i battiti col cuore rimangono alti, anche nel momento di recupero, magari vi vedete un pochettino più bianchi allo specchio, sentite qualche giramento di testa, cose del genere ovviamente non vanno assolutamente ricercate in questi allenamenti solitari, diciamo. Potete effettuarli se siete sotto lo sguardo di un allenatore, di un medico, e quindi avete la possibilità di chiedere aiuto o cose del genere. Per quanto riguarda invece i dolori muscolari, se io sto facendo un esercizio potenzialmente pericoloso per la cervicale, come il tricipite della testa, e comincio ad accusare problemi al trapezio, al collo, e beh, insomma, non è il caso di proseguire, soprattutto perché i muscoli saranno caldi, quindi non avrete grossi fastidi, ma quando poi si raffredderanno comincerete a sentirli. Per cui se già sentite qualcosa che non va durante l'allenamento, interrompete subito. Bevo un po' d'acqua. Gelida. Per quanto riguarda le alternative, come vi dicevo, è un circuito che si può fare tranquillamente anche in palestra o con l'attrezzatura se avete a disposizione. Già prima ho detto qualcosa, ad esempio un bilanciere per quanto riguarda il rematore, uno per i bicipiti o due manubri, o un bicipite singolo o due manubri più leggeri per il bicipite della testa. Questo è quello che si può fare con l'attrezzatura classica. Ovviamente i manubri possono essere sostituiti anche con dei kettlebell, lo stesso vale anche per il rematore. L'unica cosa che mi sento di dirvi è fate attenzione a utilizzare un rematore troppo pesante, cioè un peso per il rematore troppo pesante, perché anche se è vero che i muscoli del dorso sono decisamente forti, l'esercizio è il terzo su quattro e il rischio di fare un'esecuzione sbagliata, quindi di non riuscire a scaricare il peso sulle gambe e scaricarlo sulla parte sacrale della schiena, è molto alto. Stessa cosa, magari frustare con il collo in avanti per cercare di aiutarvi durante l'esecuzione del rematore. Chiaramente se siete molto allenati potete farlo tranquillamente e
se avete qualcuno con cui vi allenate che vi dà uno sguardo, o anche uno specchio magari, rendetevi conto di questi piccoli accorgimenti per evitare di farvi male. L'esecuzione del 21 in generale, come ho visto in palestra, non è un'esecuzione, ma anche su YouTube, non è un'esecuzione quasi mai pulita, perché si sente sempre un po' di cheating, nel senso che si utilizza un carico non per portare a casa 21, ma di solito per portare a casa 7-8 colpi, ok? Quindi si finisce con utilizzare delle tecniche corporee per portare il lanciere dove si vuole. Questo potrebbe essere una cosa accettabile se siete molto allenati, non lo è se siete principianti, nel senso che non ha nessun senso. Faccio un esempio: se volete allenare i bicipiti e utilizzate completamente la schiena per tirare sul peso o le punte dei piedi, non ha nessun senso. Piuttosto abbassate il peso e cercate di contrarre maggiormente i muscoli. La prima parte del lavoro che viene fatto con i pesi è quella di portare sì ad aumentare il carico, ma anche a cercare di contrarre maggiormente le fibre, quindi ad attivare il sistema nervoso, fare in modo che riesca a concentrare il lavoro maggiormente sul muscolo target. Questo vale soprattutto per i muscoli piccoli, quindi piccoli nel senso con i muscoli, gli allenamenti specifici per i muscoli piccoli. State facendo, faccio tre esempi: le alzate laterali, le croci per il pettorale o il carico dei bicipiti. Non ha senso coinvolgere tutto il corpo fino al punto dei capelli per sollevare il peso. Diverso è il concetto che state utilizzando, facendo magari gli esercizi un po' più complessi, come possono essere la panca, per dire, ad esempio. Quello potrebbe essere, al di là della difficoltà o dell'efficacia, un esercizio in cui si può un pochettino utilizzare qualche tecnica per sollevare il carico. Come dicevo, è comunque qualcosa che lascerei agli atleti più avanzati, alle persone che sono più allenate. Sebbene sappiano fare tutti gli esercizi male, soprattutto no, tutti, lascerei questa cosa a chi è più esperto. Per questa ragione è importante non allenarsi solamente da soli, nel senso guardare video su YouTube come stiamo facendo noi e riproporvi, ma cercare qualcuno che vi dia qualche indicazione. Potrebbe essere anche un amico più esperto, semplicemente qualcosa del genere, che riesca a vedere magari qualche movimento errato. Questo riguarda tutti quanti, soprattutto quando si fa qualche allenamento a circuito come li stiamo proponendo. In questi allenamenti, come ho detto altre volte, l'esecuzione va un pochettino a farsi benedire, perché la fatica si fa sentire. Avere un coach o un gruppo di allenamento può essere utile, perché riesce a riportare un pochettino l'esecuzione nei binari. Immaginate, per fare un esempio, che state facendo una corsa, una maratona, e vedete il traguardo là in fondo. Alla fine magari viene voglia di chiudere gli occhi e stare un tipo sprint così. Ecco, in un movimento come la corsa, che è naturale e magari siete allenati anche, è già fattibile. In un movimento invece non propriamente naturale, come quello di allenamento che stiamo facendo, non è mai una buona cosa, perché è vero che riuscite ad arrivare alla fine, quindi a togliervi lo sforzo da addosso, ma il problema è come ci arrivate. Ovvero, se utilizzate spesso questo genere di strategia, prima o poi sicuramente accadrà qualche piccolo infortunio e non è mai una bella cosa. Altra cosa: finisco l'allenamento, vengo qua io e vi do qualche indicazione, così anche altri ragazzi. Lo stretch, che è sempre importante, non possiamo ogni volta farlo vedere. Io adesso ho finito il video, farò qualcosa. Cerchiamo di farlo andando a riprendere i nostri video, o anche altri video di qualcuno che è esperto su YouTube, per allungare i muscoli dopo lo sforzo, soprattutto con sforzi fisici come quello che abbiamo appena fatto, come che stiamo facendo, che comunque sono piuttosto impegnativi. Bene, detto questo, ragazzi, vi saluto, vi aspetto nei prossimi giorni sempre qua in diretta dalla palestra Aerolix, e ricordate che i nostri video sono più o meno quasi tutti disponibili su Instagram e YouTube, e li stiamo caricando, cerchiamo di mettere il più possibile, e
di renderli disponibili anche da questa piattaforma. Ciao ragazzi!